Negli ultimi tempi si parla tanto di immigrazione e di integrazione. La prova provata della integrazione la si vive qui nel nostro agro, dove una giovane mamma proveniente dallo Zambia, laureata in scienze della comunicazione, vive ed è stata anche eletta consigliera comunale. Parliamo della città di Sarno. Kibomba Cleopatra Mutinta, che con dolcezza e tanta amabilità discorsiva ha parlato della sua esperienza e del suo amore per l'Italia, per l'inno di Mameli e per gli italiani. E ogni volta che canto l'inno, veramente è un incontro della mia esperienza qui in Italia e quella del mio paese nativo. Quindi canto anche per i miei figli che sono italiani. E ogni volta che lo canto mi porta tanta emozione del due mondi che si incontra. Quindi per me è un orgoglio di poter cantare l'inno nazionale italiano in sentire mia. Kibomba vive da alcuni anni nell'agro, dove cerca di essere di aiuto a quanti vivono le difficoltà dell'arrivo in terra straniera. Siamo sul filo di perdere delle cose importanti, perché negli ultimi giorni, negli ultimi mesi stiamo vivendo una crisi come paese in confronto della situazione dell'immigrazione. Però io vorrei ricordare che gli italiani sono un popolo bello, un popolo accogliente, quindi se ci fosse la possibilità ancora di dare una mano, non chiudiamo le porte. E abbiamo visto proprio scorso venerdì, i migranti che adesso danno un contributo al popolo, al paese, facendo delle attività che viene spontanea da loro. Hanno dato un bel spettacolo di integrazione in piazza nella nostra attività comunale Via del Gusto, dove si sono esibite liberamente a fare questo incontro tra napoletano, musica napoletano e musica africana con il sacerdote Don Federico con il gruppo Migrangels. Quindi è vero che il paese sta sotto sforzo con tanti problemi che i popoli italiani stanno stanno vivendo, però credo che se gestito bene la situazione dell'immigrazione non c'è bisogno di arrivare a delle situazioni estreme poiché causano più problemi anziché risolverli.